Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di ZercoCraft, stagione 2, episodio 3, se non erro. Va bene, non ci interessa. Quest'oggi parleremo della Tank Construction. Eccola qui, questa qui. Dobbiamo fare questo. Io mi sono portato già un po' avanti col lavoro, perché si va a fare il ground, che sarebbe questo qui. Grunt, che si fa con un pezzo di sabbia, un pezzo di clay, un pezzo di gravel, se ne dà due, viene cotto e ci dà i shattered brick. Questi shattered brick messi a 4 ci dà questi i blocchi, così, in questo modo. Noi dobbiamo farci queste altre cose, smelter, controller e via dicendo. Io mi sono portato già il lavoro avanti e ho già cotto un bel po' di robe. Ecco qui, mi sono fatto anche già tutte i tool station e via dicendo, che se non sbaglio stanno qui. Eccoli qua, molto semplici da fare. Basta fare il putter con due pezzi di legno e due stick. Il putter sopra il pezzo di legno lavorato vi fa lo stencing table. Il putter sopra il legno grezzo vi fa il part crafter. Il putter chest, che sarebbe il pattern sopra una chest, e poi mi sono fatto la tool station, che sarebbe la crafting table e il pattern sopra. Questo qui ancora non l'ho fatto, magari lo faremo anche più avanti. Quello, tutto quest'altra cosa qui non ci interessa, bla bla bla. Quello che faremo oggi, che vorrei fare oggi, è questo coso qui, questo qui, la forge, per poterci costruire delle armi. Allora, cosa ci serve? Una base di 3x3. Poi ci serve uno smelter controller, un shattered tank, 9 shattered brick, poi combinare 10 shattered brick, shattered tanks or drying. Quindi poi ne servono altri 10 intorno, che può essere tra uno di questi tre. Lo shattered tank, questo qui. Lo shattered brick sarebbe quello normale, oppure or drain, che non so qual è, forse quello lì con lo specchio. Ma pure lo shattered glass. Bene bene, allora iniziamo subito a craftarci una crafting table, che non abbiamo. Del legno qui, tac 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 tac. Ok, ce la facciamo a tavolino e vi faccio vedere cosa avevo iniziato a fare. La mettiamo qui, anche se questo adesso mi sembra più un altare che una zona per il crafting. Va bene. Ho scoperto anche come si fanno questi altri blocchi, che sono davvero carini. In pratica si usa la limestone, diciamo liscia, non in brick. Si mette così, si mettono i brick dall'altra parte e vi farà questo crafting qui. And gravel limestone. Non so se vi fa vedere il crafting se faccio così. Ah, infatti eccolo qui, vedete? Molto semplice. Semplicissimo, va bene. Però questo per oggi non ci interessa. Allora iniziamo subito a piazzare la nostra crafting table qui. Ok, adesso questa è la stencing table, dove me l'abbiamo messo? Ah, eccola qui. Ok, allora per prima cosa abbiamo detto che ci servono 9 di questi qua, di brick. Ce ne servono 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok?
facciamo questa cobblestone, non ci interessa. Perché dobbiamo fare la base. Oh cacchio, sbagliato. Ok, facciamoci la base. Poi ci servirà. Allora, ci servirà uno smeltery controller, molto semplice da fare. Con i brick in questa posizione, così. Ok. Poi smeltery drain pure. No, quello dopo. Uno shatter tank. Allora, vetro che non abbiamo portato. Lo sapevo. Prendiamo del vetro, prendiamo del vetro. Pampantira, pam. Ecco il vetro, ne prendiamo 53 pezzi. Così siamo sicuri che ne avremo abbastanza. Voi dite, perché sto guardando quell'albero? No, ho detto. Vedere che quello è uno di quegli alberi dove ci stanno i mob spawn sotto e non me ne sono mai accorto, però non vedo ragnatele e quindi affangala. Ok, vetro al centro e questa intorno. Abbiamo fatto anche il nostro tank. Ci servirebbe una cesta per svuotarci un po'. Allora, noi sai che facciamo? Incominciamo a piazzicare pure questi strumenti qui. Allora, uno, due, 3 e 4. Ok, ci siamo liberati un po'. Allora, siamo rimasti Shattered Glass. Questo ne facciamo un bel po', così vediamo all'interno cosa sta succedendo. Giusto? Era così? Sì, ok. Uno, due, tre, io direi. Sì, poi facciamoci prima quello che ci serve, poi dopo vediamo se riusciamo a farne altri. Ok, tre vanno bene. Poi dobbiamo farci smeltere il drain, sì, perché sennò dopo come facciamo a far fuoriuscire quello che smeltiamo? Penso che poi più là ce ne servirà anche un altro, quindi io lo farei. Ok, poi Shared Windows. Ah, ma era questo. Allora quello prima che cos'era? Ma facciamoci uno Shared Windows. Com'era? Aspettate, così. L'ho appena visto il craft e mi sono appena dimenticato. Sì, era così. E poi che cosa più? Questo qua sì, lo facciamo. Casting channel non so che serve. Casting table ci servirà. Casting basin pure. Allora, mamma mia, quante ne servono di questi cosi. Casting basin. Ok. No, no, era quello piccolo che ci serviva. No, questo è gigante. Così. Poi il tavolo. E basta. Dobbiamo farci sul tavolo.
tavolo. E poi penso che ci serviranno altri brick. Per forza. 7, solo 7. Allora, qui ci mettiamo lo smeltering controller. Che cacchio ho fatto? Ok, poi qui a fianco questo che dobbiamo riempire di lava. Poi qua ci mettiamo un brick normale che non ci interessa nulla. Ok. Di qua facciamo brick normale. Brick normale. Qui ci mettiamo questo. Giusto, sì. Sì, questo qua qui sotto. Così. Poi brick normale. Brick normale. Qui ce ne mettiamo quest'altro. Qua sotto andrà il casting table, se non sbaglio, poi lo vedremo successivamente. Qui ci mettiamo questo. Ora devo fare un altro, boh. Poi dopo vediamo se funziona. Ci servono altri brick. Ci servono altri brick. Questo qui se lo mettiamo qua. Questo qua? Vedo che si è illuminato. Sì, già funziona un pochettino. Non ho capito poi questi tank a che servono. Forse questi tank vanno sopra a questo qui, al controllo dove si va la lava dentro. Io credo, eh. Ok, vediamo se riusciamo a fare altri brick per aumentare la porzione del di questo smaltering. Ok, qua non sto facendo un emerito Kaiser. Allora, io direi di prendere un altro bello stack di sabbia, un altro bello stack di gravel, un altro bello stack di clay. Però ne ho poca di clay, ragazzi. Io direi di metterne solo metà. Quindi, allora, 32, 32 e 32, perché tanto ce n'è da 64, perché si raddoppia, e lo cuociamo. Sì, va bene così, dai. Allora, uno gravel qui, la clay l'ha già metà e quindi non ci interessa. Adesso quello che dobbiamo fare, che noi abbiamo messo da parte, è prima di tutto prendere la lava. Iniziare a dargli energia. Ok, se non erro, la lava si mette qui. Ok. E qui. Come funziona? Buttiamoci la cobblestone. Vede? Stanno all'interno qui. Pezzi di cobblestone. Lui adesso, man mano, col calore della lava, scioglierà i pezzi di cobblestone. Io direi di fare sempre, visto che ho questi tre pezzettini, che se non sbaglio, per far fuoriuscire la lava ci serve comunque il beccuccio. E vai, piove pure. Vedete come cresce qua il calore? Quando arriverà al massimo si scioglierà e diventerà liquida.
Eh sì, diventerà liquida. Possiamo fare persino le armi di ossa, per dirvi. Allora, io direi nel frattempo, sai che facciamo? Ci andiamo a prendere un altro po' di lava. Molto pericoloso qua. E uno, e due, e tre, e quattro. Ci troviamo, ne prendiamo un bel po'. Ah, io direi di chiudere qua, sennò... Va a fine che ci cado dentro, però mettiamo un blocco così per far... non riesco più a parlare, per far capire. Infatti anche questi si riempiono di lava. Ok. Ah, l'ha sciolta. Vedete? Quella sarebbe pietra sciolta. Anche se ce n'è pochissima. Anche se poi noi mettendo altri pezzi... però aspettate un attimo, scusatemi. Perché non si può lavorare così, cioè... dai! Noi poi, una volta messo altri pezzi di brick qui tutto intorno, aumenterà la capienza anche dello smeltering. Questo qui aumenta, diventa molto più grande, quindi potremo metterci molti più pezzi alla volta. E di conseguenza, quindi farne di più. In poche parole, sì. Quindi, ora vi vedo di finire di fare lo smeltering. Magari finisco anche di fare la casa. Metto a sbarare anche un po'. Ma ne ha fatti 64. Solo 16. Sono pochini. Vabbè, siamo a 18 minuti. Quindi direi che possiamo anche continuare. Ok, vediamo, vediamo. Ok, vedete adesso? Tatam, molto più grande. Ne ho 7, 3, 6, 9, 12, ce ne vogliono. Quindi non faccio nemmeno da cippa con questi 7. Purtroppo dobbiamo usare tutta la clay. Sì. Dobbiamo usare tutta la clay. Dove sei, clay? E 64, vai. Una. Due. Tre. Che ci dà così? Mixed sand. Boh, chissà che serve. Ok, dai, forza. Nel frattempo lui continua. Ok. Io direi di continuare a sciogliere la cobblestone, vediamo cosa ci dà. Pam. Vede che si riempie tutto di cobblestone e lui la scioglie. E qui ci porta il liquido. Ne abbiamo 120. Non so che cosa posso fare.
Beviamo un po' di Coca-Cola. Allora, che cosa si fa con questa team construction? Ed ho posato tutto di là. Libro. Si fanno le armi. In pratica, si fanno prima dei pattern. Poi si sciolgono i materiali. E si crea, diciamo, lo stampo si fa. E da lì si crea l'arma. No, era il... Ah no, allora... Avevo il libro giusto, scusate. No, nemmeno questo. Ah, io l'ho trasformato. Cos'è il diario? Un diario. Vabbè, non ci interessa. E per ritornare a quello di prima non si può. Però ho visto che si può craftare. No, non è questo. Ma è questo qua. Quindi pattern è un pezzo di un foglio. Ce l'ho già, che craft. Ok. Qui spiega le varie armi. Qui spiega l'uso, ad esempio, adesso noi abbiamo usato la vabbè, la stone, la cobblestone. Ti dice la durata. Durabilità. Ha delle modifier 0,5 per, cioè la velocità penso sia Stone Shard, meaning speed, meaning level 1, quindi può rompere solo l'iron e via dicendo. Però a noi ci interessa fare i pattern. Vabbè, questi non ci interessa. Ecco, se prendete un piccone normale, ci mettete il diamante, lui fa le punte di diamante e quindi vi aumenta la durabilità di 500 e aumenta il mining level, cresce il mining level. Mining level sarebbe tipo, per esempio, il piccone di pietra può rompere, diciamo, solo l'iron e non riesce a rompere l'oro perché c'ha un mining molto basso e lui aumenta questo. Dove sta? Sì, meaning level 1. Se noi ci mettiamo il diamante aumenta di 3, quindi diventa 4 e via dicendo. Il 2 vedete il redstone. Poi che c'è più? Il 3 è l'ossidiana. Quindi noi mettendo il diamante possiamo rompere anche l'ossidiana. Perché 1 è di cobblestone. Più 3 che mettiamo il diamante diventa 4, quindi possiamo anche rompere l'ossidiana. Forse con questi materiali qua si possono rompere quegli oggetti nel Nether. Vedete, 4 cobalto. Che sarebbe più duro quindi dell'ossidiana e cobalto. E allora, io devo cominciare a capire come si fanno anche i pattern e queste cose qui così. Allora. Qui quindi, se noi andiamo qui, Tinker, come si scrive, scusa? Tinker. Ah, construction. Ci dovrebbe essere i pattern, questi qua. Come si craftano questi qua? Sai che non mi ricordo. Il legno non ce l'abbiamo, vabbè. Ci serve il legno se non sbaglio, sì. Serve del legno. Ci prendiamo un pezzo di questo. Allora, serviranno questi strumenti qua. Dei
Adesso sto ricordando. Ah, ecco qui, ha liquefatto tutta la stone. Allora, vediamo. Questo qua ci fa lo stencil. Lo stencil. Cosa bisogna mettere? Sembra il... Se non sbaglio, dovremmo mettere questo. I blank butter, che sarebbe quello normale, giusto? Lo mettiamo qui. E qui noi ci andiamo a scegliere cosa vogliamo fare. Nel nostro caso, per esempio, il pickaxe. Facciamo così. Poi, questo qua si mette qui. Clicchiamo qua col destro, non esce niente. E allora forse non serve questo. Se noi invece facciamo qui, qua esce. E ci dà Shared Stone, che è un blocco oscuro. Ma... O forse non si può fare con la stone? Ma... non lo so. Comunque questo è molto utile anche per... liquefare l'iron. Cioè l'iron. Per liquefare, diciamo, i pezzi di grove. I pezzi di ore. Ecco. Mettendo i pezzi di ore, lui ci fa i blocchi e quindi è come se avessimo un macchinario del genere. Allora, io direi di fare una cosa del genere, così. Forse là ci fa quell'altro tipo di... di imbuto, aspetta, com'era? Facevo così. No. Questo, forse. Casting channel. Ce ne dà 4. O forse non si può fare con la stone. Non mi ricordo bene come funziona qui. Allora. E se tolgo questo e faccio col destro, nemmeno va. Se ci metto questo, nemmeno va. Perché? Casting table. Ok, questo è il casting channel. Ok. E mi sa che non si può fare con la stone. No. Oppure dobbiamo usare questi, i metal full guard, che si fa con l'oro, sì. Questi qua si fanno con l'oro. Ecco. Dobbiamo farli per forza con l'oro, perché se mettiamo la legna, diciamo, si brucia. Ragazzi, scusate per l'interruzione. Va bene, io capisco meglio come funziona qui. E magari ci vediamo alla prossima puntata per spiegarvi il tutto. Siamo sforati di parecchio questa puntata. Siamo arrivati quasi a 28 minuti. Cioè, insomma, a 28 minuti, quasi a 30 minuti. E ci vediamo alla prossima puntata. Quindi, da Zerk è tutto. Io voglio capire un po' come funziona. E ci vediamo alla prossima puntata. Magari finirò anche di costruire la casa. Ci vediamo dopo. Ciao a tutti. Ah, vi ringrazio per la visione, come al solito. Vi invito ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi episodi. Iscrivervi alla pagina Facebook di Google Plus, dove ogni tanto pubblico qualcosina, se ci sono degli aggiornamenti o qualcosa. Io vi saluto. Ciao a tutti.